Bene, buongiorno, eccoci nuovamente con voi in questo percorso di incontro con tutti i capigruppo in Consiglio Comunale a 100. Abbiamo cominciato con Piero Rodi, con Marco Mattarelli, con Diego Contri e stiamo proseguendo con Gunnar Glenn Maccaferri. Buongiorno Buongiorno a tutti. e ben arrivato, grazie di essere qua con noi. Prima di farti le domande classiche che ho riservato anche agli altri, la notizia del giorno è quella Sì. delle rivelazioni di Diego Contri che proprio in questa sede ha fatto, Che era il mio candidato sindaco, eh? Ecco, lo sappiamo, e che ha, come dire, risvegliato un pochino questo torpore. La politica certo. centesi in questo momento dormicchiava, Con le sue responsabilità, perché ognuno si adesso. prende le sue. Niente, allora Gunnar, cosa ne pensi intanto di questa boutade? Guarda, io parlo come Magno, ok? Io con Diego gliel'ho fatto capire subito che per me ha fatto una pessima uscita come politico, perché quelli sono cose che secondo me non si devono nemmeno dire pubblicamente così, anche perché attenzione, il Consiglio Comunale di 100, come tutti i Consigli Comunali d'Italia, sono soggetti a un controllo da parte di un ente che si chiama Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza interverrà sicuramente, che ve lo dico io, ma non perché sono io la terza media, ma perché mi è successo qualche anno fa con delle dichiarazioni, sono stato convocato e hanno voluto sapere cose che sapevano già tutto, perché Allora, sanno sempre e tutto. queste sono le sue Sì, responsabilità, va sono le bene, ognuno sue risponde per le responsabilità, so che sue. ci sono, c'è il rischio di un reato anche, perché promettere una cosa è una compravendita, è reato. Allora, se uno ti scappa anche detto, insomma, cose a tavola, sono cose che devono rimanere in quell'ambito lì, a mio Ho avviso, capito. perché c'è, anche perché, attenzione, andiamo a vedere chi avrebbe dovuto sostituire Diego Conte. Simone Maccaferri. Simone Maccaferri lo invidiano tutti. Simone Maccaferri è un vice sindaco che sono anni e anni di amministrazione comunale che non si vede una persona così attiva, così disponibile. Delle volte, che siamo un po' mezzi parenti con mia moglie, delle volte se non lo chiamo mi chiamo lui e dire: ehi consigliere, è tutto a posto? Non mi dice più niente, vuole sapere pettegolezzi, cose varie. Quindi gli avesse promesso un assessorato, magari qualche assessore, visto anche certi movimenti ultimamente, magari si poteva anche, ma il vice sindaco? Vabbè, insomma, qui diciamo adesso l'indagine, fra virgolette, è aperta, vedremo quali sono gli sviluppi, anche perché credo che nei prossimi giorni avrò anche lo stesso sindaco Toselli qui, che ovviamente darà la sua versione dei fatti, perché in questo momento sono tutte parole, quindi vedremo poi come si sono svolte realmente le cose, e Diego Contri ovviamente avrà le sue, come dire, si prenderà le sue responsabilità, come tutti Certo. quanti. Perché che l'intervista è mia, non parliamo di Diego, che magari gli do No, anche tanta visibilità che poi si e metterà lì. comunque era il tuo candidato sindaco, quindi Certo, ci può stare. Bene. sì. Allora, noi che, intanto, noi che è una lista pura civica che in questo momento comunque è all'opposizione, anche se tu mi dici che comunque c'è un rapporto stretto di collaborazione, di Sì, dialogo. io come ti avevo detto anche all'ultima intervista, io dopo un mese e mezzo che si è insediata questa amministrazione sono stato chiamato, convocato dal sindaco Toselli e mi ha detto: prepara una tua lista del gruppo di idee e progetti che avete, Com'è poi giusto che vediamo. sia. Sì, infatti questo secondo me avrebbero dovuto farlo anche i sindaci precedenti con le varie opposizioni. È stato onestissimo e tanti progetti Sono andati avanti. stanno andando Ecco, avanti. allora la domanda è questa: nel 2019, dal tuo punto di vista, perché adesso andiamo nel nostro ambito, cioè nel ciclo di conferenze, di incontri che sto facendo con i capigruppo, cosa è stato fatto nel 2019 da parte di questa amministrazione, secondo il tuo punto di vista? Allora, guarda, io parlo perché lui mi ha interpellato molto per lo sport. Ero l'unico consigliere un po' che con lo sport, avendolo praticato, col velodromo andiamo da Diciamolo perché molti non lo sanno, tu hai anni. fatto Cioè, sì, ho ciclismo a un fatto certo ciclismo a un livello, certo livello, nelle categorie giovanili, ma ero a livello federale, insomma, ero abbastanza, insomma, eh? così, Quindi una mezza è un po' la promessa. tua È passione, la mia diciamo. passione, ma non solo per il ciclismo, perché questa amministrazione appena insediata hanno fatto uno stanziamento per i campi da tennis e io li ho votati non con un'alzata di mano, ma con due alzate di mano, perché
i campi da tennis al centro c'era una mancanza. Voto doppio, insomma. Il voto doppio. Poi dopo c'era il velodromo. Il velodromo sono stati finalmente stanziati i soldi e sto anche cercando uno sponsor che possa collaborare per abbellire ancora di più il velodromo, perché il nostro velodromo a livello nazionale è tra i migliori d'Italia. Palazzetto dello Sport, io col sindaco ci sono andato più volte a vedere. E come è messo questo cantiere? E il Palazzetto dello Sport ha avuto delle fermate, ha avuto dei tempi allungati perché hanno avuto dei problemi man mano che facevano la ristrutturazione, hanno trovato delle cose non a norma nel sottosuolo, insomma. Si è dovuto un po' ripartire con dei concetti un po' diversi. E purtroppo quando c'erano queste cose qua si bloccava tutto per ristudiare la formula dei lavori, ecco, ma detto molto in sintesi, certo. Però alla fine il palazzetto sarà una chicca atomica Ma quando verrà finito? A mio avviso gli conviene finirlo al più presto, io non ti posso dire sabato. Anche perché ci sono le elezioni il prossimo anno. Sì. Beh, allora, con le elezioni del prossimo anno, la fortuna, perché Toselli è anche una persona fortunata, sono le scuole elementari a Venazzo. Le scuole elementari. Le scuole elementari a Venazzo. Perché tutti ne parlano, ma non si vede ancora nulla. Sì, non si vede ancora nulla. Procederanno probabilmente, perché io sono in posizione, non ne so più di tanto, ma mi tengono informati. In primavera si dovrebbe vedere già. Che devono innanzitutto fare le strade che portano al sito dove viene fatta la scuola. Almeno partiamo dalle scuole, dalla viabilità. Non facciamo come col Poreno, che è stato fatto un po' l'inverso. È stato fatto l'inverso con le cause. Che c'era anche un'urgenza, diciamo. Però bisogna calcolare le cose. Perché poi la gente, tutti a inaugurare, bella, abbiamo la scuola, poi alla mattina c'è il traffico fino alla curva di dosso. Questo sono d'accordo, però col Poreno diciamo che eravamo in un momento un po' critico, allora un po' terremoto. Quindi... Allora pensa se quella scuola di col Poreno l'avesse fatta a Renazzo. Così, mettendo dopo a posto quella di Cento, a Renazzo avevi già la scuola. Sono scelte politiche. Scelte politiche. Le scusanti siano sono politiche. Certo. Perché dinanzi a un'urgenza così si poteva fare qualsiasi cosa. Esatto. Però così avrebbe forse vinto le elezioni Piero Lodi con Renazzo una scuola. Chissà. Torniamo al 2019. Sì. Allora hai parlato di Palazzetto dello Sport, hai parlato di velodromo. Sì. Ma le altre cose che... Le altre cose che ho badato io. Diciamo le altre cose che ho badato quelle io. Quelle che sai. Sì, quelle che mi che ti interessano maggiormente. Cispadana, sono d'accordo con le dichiarazioni di Diego Contri. La Cispadana è l'unica prospettiva futura che può avere il Comune di Cento, ma non per me che ho già 52 anni, spero di andare in pensione in FCA, ma per i miei bimbi. Io guardo all'autostrada, all'uscita dell'autostrada che hanno fatto Ponte Samoggia per la Phil Morris, lì era terreno tutto rosso, vincolato, colline contro colline. Gli hanno dato il via, nascono capannoni e creano lavoro tutti i giorni, nascono come i funghi. Certo, però io mi permetto di fare una sottolineatura. Cispadana può essere d'accordo o non d'accordo, io personalmente non sono molto d'accordo sulla Cispadana a pagamento, ecco, cioè sono più favorevole a una strada a scorrimento, ma questo è il mio parere. Studiamolo! E ognuno al suo. Al di là di questo... Pagamento o non pagamento è una struttura viaria di vitale importanza per il territorio, questo credo che nessuno possa dire di no, poi si deve vedere come farlo. Ma quello che mi viene a pensare è, per arrivare a questa Cispadana, ci sono questi 4-5 km, 6 km, ma questa viabilità interna non bisognerà, come dicevi tu, prima pensare alle strutture e poi fare le strutture per i grandi. E sentire le commissioni che abbiamo fatto? Quindi come siamo messi? Allora, siamo messi le strade, lo vediamo tutti come allora, non viene fatto ancora niente finché non c'è l'ufficializzazione della Cispadana, perché quelle strade, quelle arterie lì, probabilmente non le pagherà il comune di Cento, ma sarà la regione o lo Stato che interverrà, o le ditte che dovranno fare. Cioè, io ho combattuto molto su quell'arteria che dovrebbe collegare il casello o l'uscita a Pilastrello con Cento, perché volevano fare una strada in parallelo a Via Nuova. Ma la strada in parallelo a Via Nuova voleva dire andare a tagliare tutte le campagne di Renazzo, e addirittura avevano proposto di fare un viadotto su Via Alberelli, cioè vuol dire una salita e una discesa con un ponte. Allora io mi sono lì incazzato e ho battuto anche i pugni su tavolo, perché dico, noi siamo in una zona che ci hanno riempito di vincoli. Vincoli delle due partecipanze, paesaggistica, arriva lo Stato, può fare quello che vuole,
può fare un viadotto. Poi avevano delle cartine talmente aggiornate che non avevano la casa nuova di Fortini, figlio di Marino. Un bel caso. Volete tagliare giù di qua che c'è la casa di Fortini nuova? E allora mi ha detto Toselli che sembra che abbiano deciso di rifare Via Nuova. Ma rifare Via Nuova cosa significa? Chiuderla per un tempo, abbattere tutti gli alberi, e qua adesso gli ambientalisti mi daranno di fare il fondo perché non c'è fondo, bravo, abbassare quell'argine lì che era un ex argine di contenimento del Reno, mettersi quello che serve, allargarla di 3, 4, anche 5 metri dalla parte di Guidetti, dalla parte di Guidetti della fabbrica, e poi fare uno stradone che sia degno di una parola come istituto. Sì, anche perché per dirla in soldoni, per arrivare a Cispadana adesso c'è un poco più di uno stradello di uno stradello perché è sempre rotto. È una strada che me la raccontava mio nonno quando andava a Ferrara in bicicletta, che esisteva già, quindi siamo a quel livello lì, non c'è fondo, non c'è nulla. Quindi prima, come ti dicevo, che secondo me la strada giusta è questa, si deve pensare a come arrivare e poi fare. Quella è una strada provinciale e quindi deve essere tutto coinvolto, un movimento. Ma e poi lo facciamo anche a chilometri zero. Abbassando quella strada, quel materiale lì lo sposti dalla parte di Guidetti, non voglio fargli pubblicità, ma che non ne ha bisogno, dalla parte di Guidetti. Quindi c'è bisogno anche di poca roba rispetto. Via Nuova, una strada. E gli alberi, attenzione, perché io penso agli alberi. Attualmente i platani che ci sono, ce ne sarà un quinto di quelli di una volta, perché si stanno seccando e ammalando tutti. E tanti dicono che sono addirittura gli alberi che muovendosi muovono la strada. Bene, piantiamo degli altri da un'altra parte. Li piantiamo dall'altra parte dell'argine. Certo. Non, io ho visto già strade nuove nel Veneto soprattutto, non le piantano più lungo la strada ma sull'argine dall'altra parte. E si fa il viale nuovo, quindi si aumenta anche l'alberatura, perché ci serve da parlare anche sull'ambiente, sull'inquinamento, che tutti dicono ma il riscaldamento, le macchine, e poi qua nessuno pianta alberi. E te direi, ma Gunnar, c'è un conflitto di interesse con te, te tratti alberi, insomma hai un'azienda agricola, io dico non venite nemmeno da me a prenderli, ma quando negli anni buoni che si stava bene, c'erano meno macchine, ma attenzione, ci avevamo chilometri e chilometri quadrati di frutteti che non ci sono più. Il nostro territorio, devo dire la verità, io poi che vivo in campagna lo vedo bene, il nostro territorio è molto povero di alberatura, veramente molto molto povero. Non si è pensato negli ultimi 20 o 30 anni a una bella pianificazione per cercare di implementare, creare magari nuovi parchi, non si è molto pensato, si è fatto qualcosina ma non c'è stata una grande... E gli alberi quando sono anche vecchi bisogna abbattere e sostituire con i nuovi, hanno una loro vita, ne vediamo anche qua davanti, se non è che sono già andati, ecco, bisogna avere anche il coraggio di dire prendiamo una posizione, è una posizione politica, può darsi. Ma no, quella è una posizione di buon senso, di buon senso. Non è più che politica. Ma no, ci siamo capiti, certo. Però questo non viene fatto, questa magari è una critica anche nei confronti di questa amministrazione, di non studiare un piano verde. Allora, cos'è che non ha fatto Toselli nell'ultimo anno? Cos'è che non ha fatto? Diciamo. Secondo te, cos'è che dove, come dire, ha arrancato? Se ti dici che dove facciamo il consiglio comunale d'estate c'è caldo e d'inverno c'è freddo, è una stupidata, è una cosa da poco. Però loro cos'hanno? Sono lenti. Sono lenti nel fare, arriviamo sempre lunghi, consigli comunali, arriviamo al giorno stesso che va approvata la roba. Non si può fare così. Nei confronti di un'educazione, di un rispetto per l'opposizione, che abbiamo Mattarelli che sta sveglio tutta la notte a leggere gli atti. Mattarelli. Che gli piace, è la sua passione. Capito? Però sono quindi lenti. La lentezza di questa amministrazione è una caratteristica. Sì, allora. Sì, quindi sì, le critiche mosse a suo tempo, in varie. Devo dire. Di incontri dove dice che comunque è una persona che poi, rimanda, sì, ci sta. Poi non so se è solo colpa del sindaco e non voglio difenderlo. Beh, adesso diciamo amministrazione Toselli, perché è lui il capo comunque, anche dell'esecutivo. Perché non vorrei che fosse addirittura il sistema, perché quando c'è l'urgenza, Toselli è migliore. Guarda il ponte che ha fermato, perché sembrava un'urgenza, ha agito immediatamente. Una cosa che devo fare anche i complimenti è il Reno.
anche se questa catasta ha fatto, ma si cerca sempre la polemica, la catasta è rimasta alla ferma. È ancora lì. Ecco, c'è lo scandalo dopo che non hanno ancora mosso, ma il Reno è stato pulito e poi è stata la Regione a pulirla. E anche la Regione dimostra che arriva lungo, è arrivata la settimana prima a pulirla. È vero. Ci vuole tanto dire si puliscono d'estate. Ma la circolazione stradale, cioè si parla tanto di piano traffico, io ormai sono anni che sento parlare di piano traffico, se tu che vivi all'interno della gestione politica e amministrativa del comune, questo piano traffico dove sta? Perché guardati intorno come siamo messi per attraversare 100, da nord a sud ci vogliono 20 minuti a volte. Adesso Pettazzone ha detto che verrà fatto il terzo ponte. Ma il terzo ponte è una cosa ancora che c'è, una cosa molto molto, ma anche la rotonda Morando. Perché il progetto è lì e non viene fatto? Perché? Allora chiedo a te, io mi chiedo. Io sono. Sei tu il consigliere, mi devi stimolare. Che dovrei sapere, ma ripeto, sono sempre in opposizione. Io riesco a sapere quelle cose che si vengono riferite. Ne hai qualche sentore che. No, sulla rotonda del Morando non ho nessun sentore. Mi dispiace per voi che ci state ascoltando, che speravate di sentire. Sì, la rotonda del Morando viene fatta. Siamo ancora lì in attesa. Però la speranza ce l'abbiamo, ci sono le elezioni che arrivano, io ho avuto lì una battuta molto banale, però diciamo che la speranza c'è. Sì. Poi altre cose, cioè io ripeto, vi faccio un altro esempio dei miei interventi da consigliere civico. Quando è venuto fuori il progetto Cogefer alla rotonda Lamborghini, io sono stato l'unico ad oppormi, ma oppormi che io di solito mi vedo in consiglio comunale, non dico mai niente perché le cose vengono trattate già in commissione alle capigruppo. Perché ti sei opposto? Mi sono opposto perché quel progetto non era stato per niente presentato alle comunità. Qualcuno dice, ma no, l'amministratore l'aveva presentato. Sì, ma malissimo. Quindi non eri contro il progetto, ma eri contro l'iter. No, all'iter, a tutto l'iter. A tal punto che anche il presidente, il proprietario della Cogefer mi ha chiesto un incontro. Ha detto, beh, com'è Gunnar, che te che sei sempre abbastanza mojo, sei stato così? E dandogli le mie spiegazioni, lui ha capito che la gente non sapeva di quello che voleva fare. Quando ha recepito quello che gli ho detto, lui ha organizzato due serate dove ha convocato tutte le consulte e ha spiegato lui il suo progetto. Che poi può piacere o non piacere, certo. Però quando lui dice... Attenzione, quelli di Buona Compra o Alberoni stiano tranquilli a venire a 100 perché il traffico comunque sarà normale, avrà il suo flusso, perché lui raddoppierà la rotonda Lamborghini, la raddoppierà. Questo non era stato detto. Quindi secondo te questo è un progetto interessante, fattibile? Ma, interessante, i soldi li mette lui, fattibile lo sa lui, il progetto gliel'hanno approvato, poi adesso so che lui è molto concentrato sulla clinica. Che la clinica è quello che darà anche per dei figli. Sì, sulla clinica ci saranno posti di lavoro, ci sarà, è molto più concentrato lì adesso, da quello che mi risulta, poi non voglio parlare a nome del cavaliere o del commendatore, capito? Però anche lì io ho fatto il dovere da consigliere, perché le consulte di Ranazzo, Buona Compra, Berone, erano un po' preoccupate per la viabilità, per l'impatto che poteva avere quella cosa lì. Di sicuro 100 e Colporeno di quell'impianto lì non ne subivano dei danni, hai capito, di viabilità, questo è il mio dovere da consigliere. Il nodo Corporeno, tutti mi dicono, il nodo Corporeno è ormai diventato il focus di tutti i problemi della circolazione centese, perché a Corporeno tutti lo sanno che in certi orari ci vogliono 20 minuti per fare 2 chilometri. Conviene che sia per via Canna. Esatto, ci sono state delle idee, ho sentito parlare di impianti semaforici, di altre situazioni di questo genere. Secondo te il nodo Corporeno come andrebbe affrontato? Il nodo Corporeno secondo me riuscirà a arrivare a una soluzione quando e se partirà la Cispadana. Tutto quel sistema di viabilità lì, quella zona lì. Quindi secondo te è tutto vincolato al quando si partirà con la Cispadana? Sì. È la mia speranza. Perché si è pensato anche di asfaltare e fare una strada un po' larghetta che collega comunque la statale, la via Ferrarese, con Via Nuova. Prima si pensava anche di farla andare su via Canni, però su via Canni i camion, proprio
pensavano anche alla costruzione di fare uno stradello di quelli lì, farlo come si dire che i camion, così evitano anche i camion di passare per Topolino, che sarebbe ora.